Succede che a volte ritornano. Ma ciao a tutti picciotti, bentornati sul mio canale, buon primo settembre, come se fosse Capodanno. Come va? Come è andata quest'estate? Avete ripreso la vita normale? Siete tornati al lavoro? Avete ricominciato a studiare per la sessione autunnale? Immagino che quelli che studiano già staranno studiando da un pezzo. Siete pronti per ricominciare la scuola, per affrontare l'università per il primo anno? Come vi sentite? Siete carichi? Io no, assolutamente no. Sto per andare alle poste a ritirare dei pacchi, per cui ci prepariamo insieme, nel frattempo chiacchieriamo, non vi dirò che cosa utilizzo perché sarà un make-up semplicissimo, se siete curiosi, se me lo ricordo, spero di sì, visto che un minimo di buoni propositi quest'anno li ho fatti, no in realtà non li ho fatti, però mi piacerebbe, vi lascio i prodotti con i link se li trovo giù nell'info box. Prima di cominciare a truccarmi e a chiacchierare sarebbe tantissimo carino se vi iscriveste al mio canale, mi lasciaste un pollice in su a questo video e mi raccontaste com'è andata la vostra estate giù nell'info box. Oh, che sensazioni avete per questo nuovo inizio e... dai, cominci. Ciao, sono Gloria, quella che fa video su YouTube saltuariamente. Ci credete che quest'estate mi sono toccata tipo in totale 4 volte? Non c'avevo proprio voglia, eppure non sono stata abbronzatissima tutto il tempo perché ho fatto un po' di vacanze. Sì, tipo almeno 3 settimane di vacanze da giugno ad oggi, perché sono stata 2 volte a Favignana, anche se una volta sono andata con 2 gruppi diversi. Cioè sono arrivata a Favignana e ho cominciato la mia vacanza con Francesca, il suo fidanzato, quasi marito, tra pochissimi giorni, e suo cognato, o comunque il suo quasi cognato, tra poco cognato. Poi ho continuato la mia vacanza quando loro sono andati via con altri miei amici, per cui facciamo finta che quella settimana ho fatto 2 vacanze in una. E poi 2 settimane fa, forse un po' meno, non mi ricordo più, sono stata a Lampedusa, isola che mi è piaciuta da morire, o perlomeno mi è piaciuto tantissimo il mare di Lampedusa, è veramente... un mare pazzesco. Non ho beccato la settimana giusta perché in prossimità di Ferragosto e anche la settimana successiva non si parte mai, secondo me ad agosto non si parte. Ovviamente dato il mio amore dichiaratissimo per Favignana, quando sono tornata da Lampedusa su Instagram mi avete chiesto in tantissimi quale delle 2 isole preferisco. Inutile dire che ovviamente preferisco Favignana, ma semplicemente perché a Lampedusa non mi sono sentita in un'isola. Cioè è un'isola molto grande e quindi mi ha dato l'impressione di essere in un paese che ha un bel mare, mentre quello che amo di Favignana è una combo di tantissime cose. Mi piace da morire il fatto che io giri in bici, questa sensazione di libertà che però si... interseca con la libertà di tutti gli altri che vanno in bici e che sono con te. Non so se si è capito questo ragionamento, cioè siamo tutti insieme ma anche tutti molto soli nella nostra bici. So che chiaramente ci sono tanti posti in cui si può andare in bici, tipo anche ad Amsterdam, tante città in Italia in cui si va in bici. A Palermo però non si può fare, o perlomeno ci sono delle persone che lo fanno e io le ammiro tanto, siete delle persone estremamente coraggiose, io non ce la faccio, mi metterebbero sotto subito, per cui aspetto Favignana solo per questa sensazione. E anche perché il mare è bellissimo, perché ci sono i boni, perché il paese è piccolo ma è delizioso. Lampedusa però ha un mare pazzesco, anche se tutte le calette, che sono veramente tante, sono praticamente tutte attrezzate. Cioè in ogni caletta trovate dei piccoli spazi in cui potervi mettere quelle tovaglie e fare le persone wild. Poi soltanto lettini e ombrelloni, che avranno un prezzo di immagino 30-40 euro, non ho neanche chiesto perché non è il mio tipo di mare. E soprattutto mi sembra di contaminare troppo la spiaggia. C'è poi la spiaggia dei conigli che è bellissima, è quella sì che non è contaminata, addirittura in spiaggia ci sono le uova che hanno depositato le tartarughe marine, è una cosa tenerissima. La spiaggia dei conigli mi ha fatto impazzire, pensate che è così tanto incontaminata che non ci si può neanche avvicinare con le barche. Abbiamo fatto anche un giro in barca e da lì il mare era meraviglioso, veramente. Io tornerei a Lampedusa e tornerò a Lampedusa, però penso di cambiare molto il tipo di vacanza, cioè io ci andrei tipo 10 giorni a giugno per farmi l'abbronzatura. Lavorando da lì no, perché io sono Vodafone, Vodafone prende ovunque tranne a Enna.
e a Lampedusa. Quindi sarebbe carino anche lavorare da lì, però bisogna capire che compagnia telefonica prende. Però ci tornerei affittando una villetta, là ci sono tantissime villette, tra l'altro c'è anche quella di Baglioni, che immagino non sia una villetta ma una villona. L'abbiamo anche visto Baglioni tipo 3 volte con il suo catamarano che si chiama Respiro. Cucinerei sempre a casa, anche pesce fresco. E niente, farei soltanto mare, sole, bagni, nuotate, sereno. Bellissimo andarci col fidanzato. Cerco fidanzato per viaggio a Lampedusa l'anno prossimo. Che a settembre, non so voi, ma io ho soltanto matrimoni, cioè la mia vita sarà la vita quando non ho matrimoni tutto il mese. Primo matrimonio, e anche se posso, se nessuno si offende, ma non credo che guardino i miei video, matrimonio di cui sono più entusiasta, al quale non vedo l'ora di partecipare, e il matrimonio di Francesca sarà a Genova, e quindi io questo weekend parto. E vado lì. Sono stata nervosissima questi giorni perché non avevo idea di che cosa avrei indossato. E per molti è una cagata, magari tanti si vestono così come capita. Per me è troppo importante vestirmi bene per i matrimoni. Sono una ragazza abbastanza superficiale, cioè, ma che cosa pensate? Cioè, io non vorrei che voi mi aveste sopravvalutata in questi anni, perché a me piacciono poche cose. Perché poi sono sempre sagittario così, un po' insoddisfattina, un po'... Non so qual è effettivamente la mia meta. Però mi piacciono poche cose e queste sono l'abbigliamento, le borse e il make-up e la skincare. Comunque tutto quello che fa parte della cura della persona, che sicuramente non è oggetto di discussione quando sei a tavola con un avvocato, un medico e un ingegnere. Ovviamente il mio obiettivo prima di questi matrimoni era quello di perdere peso. Non voglio tornare ad essere secchissima come ero prima, perché guardando le foto non mi sento proprio la faccia della salute, per quanto io sia sempre stata normopeso nella mia vita, tranne in alcuni piccoli casi in cui ero un po' sottopeso. Ma fisicamente in questo momento non sono proprio in grande forma, non mi piaccio. Ci sono stati dei giorni quest'estate in cui mi guardavo allo specchio, mi innervosivo, non sapevo che mettermi, allora compravo in modo compulsivo roba nuova, colorata, senza forme, in modo tale che fosse carino il vestito ma non quello che c'era sotto. È stato un po' complicato. Ho ricominciato a mangiare bene? Assolutamente no, però sto cercando di darmi delle regole. Ancora non sono pronta per ricominciare il percorso al nutrizionista, per quanto sia stato messo in pausa per via dell'estate. Non lo so, in realtà il nutrizionista aiuta. È importantissimo, qualsiasi sia il percorso alimentare che uno voglia fare, che sia semplicemente imparare a mangiare o perdere un po' di peso o prendere un po' di peso, secondo me è veramente importante. Però per me è tanto importante trovare un equilibrio. Per cui, senza pressione, voglio smetterla di prendermi per il culo, perché poi effettivamente un po' mi prendo per il culo. Secondo me non ha senso. Cioè, il cibo ovviamente ci aiuta a vivere, e alcuni cibi sono squisiti, però è anche importante assaporarli oltre che divorarli. Parlo come se dovessi perdere chissà quanti chili, ma non è quello il problema. Il problema è proprio l'approccio mentale al cibo, perché si può avere un cattivo rapporto anche essendo normopeso. E questa è una cosa di cui non si parla, anzi, di solito quando hai una corporatura normale, indossi una taglia normale, tutti ti dicono: ma che devi dimagrire? Ma il problema non è dimagrire o ingrassare, il problema è proprio avere una relazione sana con le cose. Che discorso maturo, guarda, se seguissi quello che dico in questo momento sarei a cavallo. Ok, ho preso un po' di aria condizionata. A Palermo c'è ancora caldo. Tra l'altro, piccolo momento pubblicità, secondo me Palermo è bellissima a settembre, per cui se ancora non avete fatto il viaggio o avete delle ferie a settembre o vi piace partire a settembre o potete partire a settembre o volete partire a settembre, quale momento migliore per visitare Palermo? Vi lascio qua giù il link della mia casa vacanze se volete venire a trovarmi. Sono un po' esaltata e invece in questi giorni ero abbastanza proprio perché ho trovato il vestito del matrimonio di Francesca, ritornando al discorso di cui sopra. Però in realtà essendo ingrassata di una taglia,
avendo comprato prima di ingrassare dei vestiti per i matrimoni, mi sono mangiata le mani, cioè avevo preso dei vestiti da Atelier Me con lo sconto, poi avevo preso un vestito delizioso alla Rinascente, pure super scontatissimo, tipo una roba che costava 500 euro, io l'ho presa a 40, perché c'è stato un momento l'anno scorso in cui si diceva che la Rinascente avrebbe chiuso, e poi pizza, panini e niente, quindi ero un po' nervosetta perché non avevo trovato sto vestito, perché ve l'ho detto, non è che io sia tutta su intelligenza. Il fatto è che io sono solita essere la ragazza dell'ultimo minuto, cioè quando le cose sono fatte sotto pressione credo che mi riescano meglio, in realtà alimentano soltanto la mia ansia. Per cui, tornata da Lampedusa e comunque anche prima, sono stata in campagna e ci sono stati anche quest'anno i cognati di mio fratello, tra l'altro la cognata di mio fratello è mia comare, perché io sono stata testimone al suo matrimonio l'anno scorso, con i bimbi che io amo profondamente, la figlia femmina è tipo la bambina che io, è una delle persone che io amo di più in questo mondo, nello specifico è anche bambina, per cui è anche molto duci, ha 4 anni e ama il make up, ama la skincare, ama gli smalti, mi uccide, piccetti, sono tipo io molto piccola ma molto più sfacciata, da bambina io ero super, non introversa ma ero super timida, invece lei no, cioè proprio la amo, per cui potevo perdermela, così sono stata in campagna con lei, poi sono tornata da Lampedusa e loro erano ancora in campagna e sono ritornata da loro, dopodiché si è fatto ieri, sono andata da Atelier Me, mio spacciatore di vestiti per matrimoni, anche se sono proprio vestiti da cerimonia quelli che vende Atelier Me, e io non sono mai stata estremamente d'accordo con i vestiti per cerimonia, intanto qua sotto ci sono dei bambini che urlano, perché molti sono proprio troppo impostati, cioè mi sembra come quando per strada vedi camminare delle sirene con quei vestiti anche un po' lucidini, ecco quelli di Atelier Me non sono proprio lucidini, però molti sono un po' troppo rigidi. Io comunque non conosco tutti questi posti in cui comprare vestiti un po' più elegantini a Palermo, per cui ho detto vabbè, vedo comunque sul sito, vediamo se c'è una roba da cerimonia, non troppo da cerimonia, quel mix anche un po' da signora. E devo dire che la collezione di quest'anno non mi entusiasmava tantissimo, c'è soltanto un vestito che mi piaceva, però comunque prenotare l'appuntamento da Atelier Me è stato impossibile, tant'è che io sono dovuta andare in negozio per prenotare l'appuntamento e adesso che lo devo disdire non so come disdirlo, perché è impossibile mettersi in contatto con le ragazze che lavorano lì, il telefono squilla, quando sono andata in negozio c'era soltanto una ragazza e ovviamente lei stava aiutando una sposa e il telefono squillava, cioè credo che sia cambiata la politica di vendita del brand, perché anche confrontandomi con voi su Instagram ho capito che quando tu compri un vestito, un pantalone, qualcosa che non sia un abito da sposa, voglio sperare che per le spose il trattamento sia diverso, praticamente le sarte di Atelier Me non possono far altro che farti l'orlo, neanche a pagamento le sarte possono per esempio modellare il vestito su di te o farti delle modifiche, cosa che invece a me hanno fatto, perché il vestito del matrimonio di mio fratello me l'hanno sistemato, ma il vestito fucsia, quello del matrimonio di Daniela, l'hanno dovuto portare da una taglia L a una taglia S, quindi hanno fatto delle modifiche assurde e questa cosa un po' mi dispiace, perché se compro un vestito che ha un prezzo di 400-500 euro, non me lo porto poi da un'altra sarta che magari lo distrugge, no? Comunque, questo mese io ho 4 matrimoni. Anzi, in realtà sono 3 matrimoni più un battesimo e poi il 16 ottobre, se non erro, ho il quarto matrimonio. Tutti adesso si sposano! Tra l'altro 2, quella che si sposa ad ottobre e una che si sposa a settembre, sono pure sorelle, per cui non è che ti puoi vestire allo stesso modo. Uno, secondo me, sarà un matrimonio un po' extra. È richiesto l'abito lungo addirittura anche in chiesa, per cui per quello sono un po'... cioè, vorrei fare una roba tipo... dici dove stai andando, a Venezia? Quella era la mia idea, sempre ovviamente non sirena che cammina per strada, che poi per carità se piace va bene, a me no, e per quello ancora non ho il vestito. Comunque fatto sta che non avevo idea di dove andare, perché per un matrimonio ho preso un vestito da Max & Co, carino, con i saldi, l'ho pagato
forse 90 euro, molto molto carino. Ve lo farò vedere perché farò un video in cui vi mostro tutti i miei outfit per questi matrimoni. Secondo me potrebbe essere carino, utile o anche soltanto piacevole da guardare. Il vestito del matrimonio di Francesca non sapevo dove trovarlo, perché intanto devo metterlo in valigia e quindi non deve essere una roba tipo di taffetà. Poi non volevo che fosse estremamente elegante, volevo che fosse un vestito da signora giovanile, carino, sobrio, però era difficile, mi sembra come la ricerca del bono perfetto. Tolto Atelier Me, non sapevo dove andare a comprare sto vestito per il matrimonio di Francesca, che poi è lo stesso vestito che metterò anche in chiesa in un altro matrimonio, perché per il matrimonio extra faccio due cambi. No, picciotti, la chiesa è alle 3 e il matrimonio è alle 9. Non posso stare tutto il giorno con lo stesso vestito. Insomma, sono stata ovunque. Sono andata in un negozio molto carino che si chiama Euforia, che è in via Libertà per i palermitani. Però è un periodo critico perché ci sono i saldi, quindi non c'è praticamente più niente. C'erano dei completi che sarebbero stati carini se solo non fossero stati spezzati da altre persone che hanno comprato tipo o il pantalone o il top. Quindi Euforia niente. Sono andata da Gio In, non c'ero mai entrata nella mia vita perché mi sembra un negozio tascio, sempre in via Libertà, scusate se c'è tipo il proprietario tra di voi, perdonate. C'erano i vestiti di Elisabetta Franchi, che magari ce ne saranno alcuni carini, per carità, perché un paio di volte mi è capitato di vedere nelle foto alcuni vestiti carini. Quelli che ho visto io erano tutti con scritto il suo nome dappertutto, con queste con questa placca, un po' non mi piacevano. Avevo provato un vestito che non aveva un brand in particolare, era molto molto carino, era fucsia, però è fucsia è abbastanza difficile se non sei abbronzata o se stai scolorendo come me. Però alla fine non mi fregava niente del colore, avevo bisogno di un vestito carino. L'ho provato, ho detto va bene, ok, era qui con i saldi. Lo guardiamo bene, aveva la gonna sfilacciata dietro, quindi l'ho lasciato. Mia madre a un certo punto ha detto vabbè dai, Glo, andiamo da Gio Donna, che è sempre lo stesso brand, però ha marchi, cioè tipo in vetrina ci sono borse. C'era tipo una vetrina con Bottega Veneta meravigliosa. Quindi io ho detto a mia madre, senti, ma veramente non è il caso di entrare qui, perché c'è sicuro un vestito che mi piace e poi il prezzo sarà troppo alto e poi mi resterà il pallino e non mi piacerà nient'altro, quindi assolutamente no. Siamo andati ovunque fino a che non mi è venuto in mente che c'è un atelier in una parallela di via Libertà che si chiama Paolè, dalla stilista che è Paola Filippone, che è proprio la signora che sta in negozio e ti veste, ti aiuta, ti dà consigli, ti dice come potrebbe modificare il vestito su di te. È stato bellissimo, mi sono sentita proprio in una boutique. Poi altro è il vestito industriale, altro è il vestito disegnato dalla stilista che te lo prova addosso. Ho comprato un vestito bello, proprio esattamente elegante ma sobrio, da signora, però allo stesso tempo un po' potrebbe essere sexy ma non tantissimo. Bello, sono molto molto contenta. E tra l'altro è un vestito che sì, indosserò per questi due matrimoni, ma in realtà si può utilizzare, secondo me, o perlomeno io lo utilizzerò perché non mi faccio problemi, anche tipo per una serata X, perché è semplicemente bellissimo, è di seta. È bello, bello, sono contenta. Ha dei colori forti perché ha dei fiori, c'è del blu, del viola, ma anche dell'arancio bruciato, quindi ha questo mix freddo-caldo, mi piace tantissimo. Ho comprato 3 scarpe da Zara, che è il mio spacciatore di scarpe, sapete, io mi trovo bene. È stata anche la scelta più veloce, più comoda, perché non avrei idea di dove comprare delle scarpe a Palermo. Le farò scegliere proprio a lei, cioè sono una è blu elettrico, una è viola e una è carta da zucchero. Sono indecisa tra il blu e il viola, ma potrà scegliere Paolè, per me non è assolutamente un problema. E la borsina me la faccio io, e se riesco a questo giro riprendo il procedimento, che comunque non conosco, perché non è la borsina lo stesso modello di quella che ho fatto per il matrimonio di mio fratello, ma è un'altra, per cui vediamo che cosa ne esce. E quindi per questo matrimonio ho risolto così. Per quello extra
destra invece mi sa che tornerò da Paolée, perché ho visto dei vestiti assurdi, ma poi lei, la stilista, mi ha proprio detto che stava sfornando una collezione super extra. Vabbè, comunque non pensiamo a questa cosa, poi magari sceglierò un vestito semplicissimo e cambierò idea, può essere, perché... Comunque ricordatevi che io sono Sagittario. In questo video sto blaterando e tra le chiacchiere vorrei dirvi, perché magari non è una cosa che sta succedendo solo a me, ma sta succedendo anche a voi, che io di solito a settembre sono super contenta di riorganizzare tutto. È un periodo dell'anno che io preferisco al Capodanno. Cioè mi sembra che segni più l'anno settembre che il Capodanno. Quest'anno no. Probabilmente per via della situazione, che è ancora la stessa identica di 2 anni fa, e questa cosa è estremamente stancante. Poi ovviamente cerco sempre di pensare a mio nonno che ha vissuto la guerra, e a chi ha vissuto un'epidemia in cui non c'erano gli stessi mezzi che ci sono oggi, e a chi sta vivendo una situazione estremamente più grave del non posso uscire, non mi posso baciare con nessuno, e quindi cerco di ridimensionare. Però è chiaramente frustrante, cioè comunque la vita che vivi è quella che stai vivendo tu, per cui puoi sempre pensare all'altro, però è quello. Sono abbastanza stanca, anche se in realtà io comunque quest'estate ho preso anche l'aereo, non lo prendevo da tantissimo tempo. Ovviamente non me la sono vissuta serenissimamente, ho fatto 2 tamponi quando sono tornata perché non volevo, cioè perché secondo me dovrebbe essere così, ma capisco anche che è difficile, anche perché l'aeroporto di Palermo non ti rende agevole il fatto di andare a fare il tampone. Io ho aspettato 1 ora in fila per arrivare al posto in cui facevano i tamponi, ho dovuto camminare un botto, a un certo punto ho detto ma dove devo andare, un bordello. E a poco ricominceremo. La cosa positiva però è che nonostante io non senta questo spirito di settembre, la cosa non mi intestisce. Forse è così che succede quando si cresce. Effettivamente, picciotti miei, sto diventando grandicella, quasi attempata direi. Faccio una cosa stravagante, mascara blu elettrico abbinato al vestito. Mi sento la migliore amica di mia madre che abbina sempre la matita occhi al vestito. No, picciotti, parliamo un attimo di cose serie. Cos'è sta cosa che Marcello Ascani è venuto a Palermo soltanto un giorno, giusto un giorno in cui io ero a Lampedusa? No, no, spiegatemi, perché io ovviamente gli ho scritto, potevo perdermi l'occasione, gli ho scritto ciao Marcello, ti amo, sei buono, quando ci fidanziamo? No, non è vero, questo io l'avevo scritto forse la settimana scorsa. No, gli ho detto ma scusa, ma vieni a Palermo, ma vediamoci, no? Così, come se fossi una pazza stalker. Ma quanto resti? Perché io lo so che nella mia vita, soprattutto alle scuole medie, sono stata molto cattiva e il karma me lo sta facendo pagare tutto, sano, sano. E lui mi ha detto che stava solo un giorno. E la nostra storia d'amore è finita qui. Ma io non demordo. Ovviamente per aiutarmi potresti mandargli un messaggio su Instagram con scritto ciao Marcello, lo sai con chi staresti benissimo? Con Gloria Maria Corso. Ah, non sai chi è? La retro XXO. Insomma, come potrete intuire, la mia vita sentimentale non va a gonfie vele. Non è mai andata a gonfie vele. Boni non ce ne sono. E l'altro giorno descrivevo ad una mia amica le caratteristiche che dovrebbe avere il ragazzo che mi piace e lei mi ha detto tu non stai parlando di una categoria di ragazzi, tu stai parlando di un ragazzo soltanto, cioè non ce ne saranno tanti come lui tu. Questa cosa mi ha un po' demoralizzata. Anche perché dico, non è che deve avere chissà quali caratteristiche. A me piacerebbe che avesse le spalle molto larghe, che fosse estremamente sveglio. Cioè, deve avere l'X Factor, vi dicevo l'altro giorno su Instagram, e per X Factor non intendo qualcosa che sta coperto dai vestiti, ma oddio, no, per X Factor intendo che deve essere proprio sveglio, smart, intelligente, che tu gli dici minchia, tu sì che capisci le cose, ecco così. Ovviamente deve avere un bel viso, non mi interessa che il naso sia bello, proprio il naso, anzi se è un po' bruttino meglio, perché sennò mi sento io col naso brutto. Quindi spalle larghe, belle mani, bellissimo sorriso, ovviamente un corpo curato, nel senso non di depilato o incremato, curato nel senso che deve avere fatto almeno pallanuoto da ragazzino.
che comunque con la pallanuoto gli si sono sviluppate le spalle, o eventualmente sport che non siano tipo che sta tutto il giorno in palestra, perché quello poi deve essere molto carismatico o anche timido e non carismatico, va bene, l'importante è che sia sveglio. Preferibilmente mi piacerebbe si chiamasse con la G, però faccio anche eccezioni perché sapete che in famiglia da me ci chiamiamo tutti con la G. Moro va bene, anche biondino. E adesso fatemi sapere con un commento che caratteristiche deve avere il vostro bone ideale. Ok, piccetti miei, questo video praticamente è quasi finito, perché adesso mi metto l'illuminante, mi metto un gloss sulle labbra, perché a Palermo siamo di nuovo zona gialla e questo vuol dire che dobbiamo camminare con la mascherina messa, quindi me la metterò adesso. Secondo me ogni tanto non ha senso, cioè se sei in una strada da solo non ha senso, non credo che sia questo che fa aumentare i contagi, penso più che liberarci in estate abbia fatto aumentare i contagi, ma capisco anche che è una situazione difficile, sono contenta di non essere al governo in questa situazione, però mi piacerebbe moltissimo essere capo del governo. So che mi chiederete, se ancora non lo sapete, dove ho preso questi orecchini, sono di ASOS. Vediamo se trovo il link o se ci sono ancora. Non vi prometto niente, soprattutto il link. Vi faccio vedere bene questo makeup look. Molto 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 semplice, abbinato alla maglietta. No, mi piace sto mascara blu che si vede e non bello. Cioè dici, cosa ha di blu? E poi ti rendi conto che sono le ciglia. Base viso super leggera. Va bene, posso uscire. Il mondo ci odia, si è chiusa la finestra, quindi concluderemo questo video praticamente al buio. Io spero che vi sia piaciuto, mi raccomando, mi fareste tantissimo felice se metteste un pollice in su a questo video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, per non perdervi tutti questi video che ho in programma per settembre, chissà. Io spero che le vostre vacanze siano andate bene, spero di leggervi giù nei commenti, vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. Exo exo, la retro!